Kevin è elementare. La vanità è lo piaceo più naturale. Non è che non ti importasse niente di Marianne, Kevin. È solo che tu eri un po' più impegnato con un'altra persona. Te stesso. Hai ragione. È tutta colpa mia. Io l'ho mollata. Oh, non essere troppo duro con te adesso. Tu volevi qualcosa di più, credi a me. Sì. L'ho lasciata indietro mentre io correvo. Non puoi continuare ad autopunirti, Kevin. È impressionante il punto in cui sei arrivato. Io non ti ho facilitato. Non potevo. Né per te, né per tua sorella. Beh, sorellastra per essere esatti. Sorpresa. Bella scena, Kevin? Non farti spaventare da lui, Kevin, io ho avuto tanti di quei figli e quasi altrettante delusioni. Ho commesso sbaglio dopo sbaglio e poi arrivate voi, voi altri due. Cosa vuoi da me? Voglio che tu sia te stesso. Lascia che te lo dica, figliolo. Il senso di colpa è come un sacco pieno di mattoni. Non devi far altro che scaricarlo. Ehi, lo so cosa stai pensando. Ci sono passata anch'io. Vieni qua. Dai, lasciati andare. No, non posso farlo. Per chi è che ti incolli tutti quei mattoni? Si può sapere. Dio. È così. Dio. Beh, Kevin, ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare. È un guardone giocherellone. Riflettici un po'. Lui dà all'uomo gli istinti. Ti concede questo straordinario dono e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento, per farsi il suo bravo cosmico spot pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione. Una stronzata universale. Guarda, ma non toccare. Tocca, ma non gustare. Gusta, ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate. Perché è un moralista, è un gran sadico. È un padrone assenteista, ecco che cos'è! E uno dovrebbe adorarlo! No, mai! Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, non è così? Perché no? Io sto qui col naso ben ficcato nella terra e ci sto fin dall'inizio dei tempi! Ho coltivato ogni sensazione che l'uomo è stato creato per provare! A me interessava quello che l'uomo desiderava e non l'ho mai giudicato. E sai perché? Perché io non ho mai rifiutato, nonostante le sue maledette imperfezioni. Io sono un fanatico dell'uomo. Sono un umanista. Probabilmente l'ultimo degli umanisti. Chi, sano di mente, Kevin, potrebbe mai negare che il XX secolo è stato interamente mio? Tutto quanto, Kevin. Ogni cosa. Tutto mio. Sono all'apice, Kevin. È il mio tempo questo. È il nostro tempo. A qualcuno va un drink? Io mi faccio un drink.